Tecnicamente è solo una non impugnazione, di fatto è un permesso. I farmaci a base di cannabis indica, la canapa indiana e il principio attivo presente nella marijuana, nel servizio sanitario dell'Abruzzo verranno somministrati gratuitamente per scopo terapeutico dietro ricetta del medico di base, a casa e in ospedale, preparati in farmacia o erogati dall'ASL. Il governo non ha impugnato la legge regionale dell'Abruzzo, una delle più liberali tra quelle formulate dalle regioni italiane, ad attuazione peraltro di una legge statale quadro promossa nel 2007. È un cambio di registro. Il governo Monti aveva invece a suo tempo impugnato altre due leggi regionali, quella del Veneto e quella della Liguria, anche meno permissive di quella abruzzese. A che terapie serve la cannabis? Ad esempio a combattere gli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia, a cominciare dalla nausea, o per la terapia del dolore. I cannabinoidi sono un sollievo documentato per i dolori cronici più lancinanti nella scala medica e per la sofferenza dei malati terminali. Sono farmaci spesso molto costosi, la prescrizione a carico del servizio sanitario e la preparazione galenica, cioè tramite prodotti preparati direttamente dal farmacista, evitano spese insostenibili ai malati. Il ministro della Salute Lorenzin, nuovo centrodestra, approva, ricordando che in Italia l'uso terapeutico di cannabinoidi è pienamente legittimo, ma precisa, non è una depenalizzazione. E se le voci nella componente di destra del governo mettono sempre l'accento sull'uso terapeutico, nei movimenti trasversali antiproibizionisti si ipotizza una normativa nazionale più liberale, come in altri stati, anche per la coltivazione e l'uso ricreativo.